La grande città turca di Istanbul, con il profilo della sua magnifica moschea azzurra che domina la linea del cielo, è al crocevia tra l'Europa e l'Asia. Per più di 4 secoli fu la sede dei sultani che governarono l'impero ottomano. E 1000 anni prima, col nome di Costantinopoli, era stata l'antica capitale del cristianesimo. Si diceva che ogni scolaro conosceva la data della caduta di Costantinopoli. Il 1453 era considerato come uno spartiacque nella storia del mondo, la fine del Medioevo e l'inizio dell'era moderna. Ma quanti di questi scolaretti così ben informati erano in grado di dire chi l'avesse conquistata? O erano a conoscenza del fatto che l'impero ottomano, al suo apice, era una delle più formidabili potenze della storia mondiale? Supponiamo per un attimo di trovarci al 12 settembre 1683. Da 3 mesi un esercito turco di circa 200.000 uomini sta assediando Vienna, la capitale dell'Austria asburgica. Con l'aiuto delle truppe mandate dai governi di Germania, Italia, Spagna e Polonia, l'imperatore austriaco sta rispondendo all'attacco. I turchi hanno avuto troppa fiducia in se stessi. Pensando che sarebbero riusciti a prendere Vienna prima dell'arrivo dei rinforzi, non hanno messo fortificazioni al loro campo. Gli alleati cristiani approfittano di questa debolezza e alla fine della giornata sono loro i vincitori. Malgrado la distruzione delle sue mura, Vienna è sopravvissuta e la minaccia turca è stata sventata. Tutti sono d'accordo nel dire che l'elemento fondamentale fu l'arrivo delle forze polacche, comandate dal loro re Jan Sobieski. Senza di esse, i cristiani non sarebbero stati sufficientemente forti da rischiare di attaccare i turchi. Man mano che Vienna si indeboliva, tutti gli occhi erano rivolti verso Sobieski. In risposta, il re polacco aveva radunato un esercito di 23.000 uomini ben addestrati. Ma il 15 di agosto era ancora a Cracovia, a 1600 chilometri di distanza. Dopo una marcia forzata attraverso le montagne, i polacchi avevano raggiunto i loro alleati vicino al Danubio. Il 10 settembre erano in 80.000. 2 giorni più tardi sferrarono l'attacco alle forze turche. Fu un successo totale. Persino il Gran Visir fu costretto ad abbandonare i suoi alloggiamenti, la tenda principale di pura seta cinese, broccato d'oro e tempestata di gemme. Anche le truppe abbandonarono le loro armi, i gioielli, le pellicce e i tappeti. La liberazione di Vienna nel 1683 determinò una svolta. Benché l'esercito polacco fosse tornato a casa, quello imperiale continuò a cacciare indietro le forze ottomane finché verso il 1699 tutta l'Ungheria era passata in mano asburgica. I turchi non minacciavano più l'Europa. Per più di 300 anni la marea turca era dilagata da nord a sud, da est a ovest. I sultani turchi avevano creato un impero che si era esteso nella metà del XVI secolo da Budapest a Basra, dalla Crimea al Cairo, da Algeri fino all'Arabia. Le origini dell'impero turco risalgono al 1258, quando con spaventosa brutalità un esercito mongolo prese e saccheggiò Baghdad, capitale del mondo islamico. Dalla città di Baghdad, i califfi abbassidi avevano esercitato sin dalla metà dell'VIII secolo una generica autorità spirituale sulla maggior parte dei musulmani. Dopo il 1258, benché gli stati sorti sulle rovine del califfato fossero diventati musulmani, nessuna autorità islamica fu mai più in grado di esercitare una qualsiasi autorità su tutti i fedeli. Si parla dei turchi per la prima volta nel VI secolo in Asia centrale, dove i cinesi diedero loro il nome di Tukwe. Spostandosi verso occidente, essi riuscirono a controllare i bazar della seta a Samarcanda e più tardi si spinsero ai confini dell'Anatolia. Alcune delle molte tribù turche divennero musulmane e si spinsero ancora più a ovest, unendosi dall'VIII secolo alle truppe dei califfi e combattendo contro i loro nemici.
Dopo il sacco di Baghdad del 1258, tra l'impero mongolo e quello bizantino si creò una zona libera. Questa terra di nessuno divenne il regno dei Ghazis, o guerrieri per la fede, e molte tribù turche ne furono attratte. Dei 10 gruppi principali di Ghazis, il più importante diventò quello più vicino alla città bizantina di Bursa. Dal 1281 il suo comandante fu un turco di nome Osman, dal quale deriva il nome dinastico degli Ottomani. Dopo molte azioni vittoriose contro le forze bizantine, Osman condusse i suoi ad assediare Bursa. La città cadde dopo ben 5 anni nel 1326 e divenne subito la capitale della dinastia. Gli ottomani trasformarono Bursa in un centro di arte e cultura e tutti i loro sultani furono sepolti nella moschea verde della città, in magnifiche tombe come questa. Man mano i turchi, da nomadi che erano, divennero sedentari e i loro capi anche governanti. Il figlio di Osman, Orkan, cominciò a far coniare le monete, sicuro segno di indipendenza e di stabilità, e volle al suo servizio amministratori cristiani. Quando gli ottomani ebbero una migliore organizzazione, vi fu grande richiesta dei servizi delle loro truppe vittoriose. Nel 1346 Orkan prestò 5.500 dei suoi soldati a un nobile bizantino che voleva diventare imperatore. Grazie all'aiuto dei turchi gli riuscì. In cambio ad Orkan fu data in sposa la figlia del nuovo imperatore e i turchi poterono espandere ulteriormente i loro territori occupando l'Anatolia occidentale, parte della Tracia e l'utilissimo porto di Gallipoli sul versante europeo del Bosforo. Orkan mandò numerosi gruppi di turchi nomadi a stabilirsi nelle ricche terre europee conquistate dal suo esercito. Quando morì nel 1362, il territorio dello Stato ottomano era praticamente raddoppiato, fino a raggiungere circa 48.000 km quadrati. Murad I, il terzo sultano, aumentò immediatamente i suoi possedimenti in Europa. Nel 1362 conquistò Adrianopoli, fra le città bizantine, seconda solo a Costantinopoli. Più tardi gli ottomani abbellirono la città costruendo la moschea di Selimiye, una delle più favolose del mondo islamico che si può ammirare ancora oggi. L'anno successivo Murad firmò un patto di non aggressione con Bisanzio che gli permise di sconfiggere nel 1364 un esercito cristiano proveniente dai Balcani, mandato a cacciare i turchi dall'Europa. Nel 1389 un altro esercito messo insieme dai principi balcanici fu distrutto a Kosova. Murad venne ucciso, ma la vittoria fu totale. Suo figlio, Bayezid, continuò la guerra annettendo la Bulgaria e la Serbia. Lo Stato ottomano ora si estendeva dal Danubio all'Anatolia orientale e occupava un territorio di circa 430.000 km quadrati. A Edirna, la capitale dove vivevano il sultano e la sua famiglia, il cuore dello Stato era ancora la tribù degli Osman, ma al di là di questo, gli ottomani adottarono le tradizioni dei territori da loro conquistati e dei popoli che si aggregavano a loro, sia che fossero musulmani o cristiani. C'erano anche delle innovazioni, particolarmente nell'esercito, dove i liberi predoni Ghazi di Osman ed Orkan furono sostituiti da truppe ben addestrate e reclutate tra i giovani catturati durante le guerre nei Balcani. Furono chiamati la nuova forza, gli Yenikeri, conosciuti poi come i Giannizzeri. Murad assunse come coscritti anche i ragazzi cristiani balcanici e insegnò loro la lingua, la legge e la fede turca. Le reclute migliori entrarono nell'amministrazione, gli altri rimasero giannizzeri. L'adattamento alla nuova situazione di questi giovani, conosciuta col nome di Devşirme, era resa semplice dai trasferimenti che seguivano alla conquista turca. I prigionieri non erano catturati solo durante le battaglie o le incursioni.
La minaccia di guerre o la distruzione delle proprietà obbligava molti a scappare. Per molti dei popoli assoggettati, la conquista ottomana portò la pace e la stabilità dopo quasi due secoli di disordini. In effetti, il governo ottomano nei Balcani fu generalmente meno oppressivo di quello precedente, in cui i tributi feudali e la servitù della gleba avevano oppresso la popolazione molto di più del sistema di tassazione dei sultani. In Asia, però, l'espansione ottomana fu meno gradita. Intorno al 1390, il figlio di Murad, Bayasid, il vincitore di Nicolopolis, cominciò ad attaccare i suoi confinanti orientali, chiedendo loro di allearsi a lui e di riconoscerlo come il loro supremo signore, rifiutando l'alleanza precedentemente stipulata. Sfortunatamente per lui, questo precedente alleato e supremo signore orientale era Timurlame, da noi conosciuto come Tamerlano, comandante di numerosi eserciti e conquistatore di un impero che si estendeva dall'Anatolia all'India. Nel 1402 questi ebbe la meglio su Bayasid e cominciò a saccheggiare Ankara, la principale città dell'Anatolia. I territori ottomani dell'Asia Minore furono sistematicamente devastati e quelli che Bayasid aveva deposto riebbero i loro possedimenti. La catastrofe di Ankara era sufficiente per dichiarare la fine del governo ottomano, ma per ironia della sorte i turchi furono salvati dai loro nemici. I genovesi traghettarono i sopravvissuti sani e salvi in Europa e Tamerlano morì nel 1405 prima che gli fosse possibile creare in Anatolia uno stato capace di far fronte ai territori ottomani rimasti intatti. Si era fatto un passo indietro, ma non ci si era fermati. Ci vollero 10 anni al figlio di Bayasid, Mehmed, per ristabilire una parvenza di ordine nello stato ottomano e alla sua morte nel 1421 governava su un territorio di 176.000 chilometri quadrati, grande solo la metà di quello posseduto da suo padre. Fu sotto il figlio di Mehmed, Murad II, e sotto suo nipote Mehmed il Conquistatore che l'impero ottomano divenne una potenza mondiale. L'espansione avvenne sia in Europa che in Asia Minore. Dopo una serie di attacchi audaci, gli stati indipendenti dell'Anatolia furono ancora una volta sconfitti e quindi annessi. Questo estese l'impero ottomano sino al Mar Nero e ai confini della Siria. In Europa furono fatte grandi conquiste approfittando delle numerose guerre civili che sconvolgevano numerosi stati cristiani dei Balcani e della Grecia. Alcuni erano stati crociati governati da occidentali, altri erano colonie commerciali in mano ai veneziani e ai genovesi. Altri ancora erano regni governati da principi balcanici o da Bisanzio. Verso il 1481 i domini del sultano erano arrivati a 555.000 chilometri quadrati. Naturalmente, la conquista più spettacolare fu la presa di Costantinopoli nel 1453. Le grandi mura della città, alte 30 metri, avevano resistito a molti assedi, 7 da parte degli stessi ottomani. Mehmed II fu in grado di concentrare contro quelle antiche difese, costruite circa 1000 anni prima, la più sensazionale innovazione militare del Rinascimento, l'artiglieria da assedio. Cannoni come questi misuravano oltre 7 metri di lunghezza e lanciavano pietre di circa 0,5 tonnellata contro le antiche mura di Costantinopoli. Dopo un bombardamento di 2 ore, il 29 maggio 1453, Costantinopoli cadde nelle mani dei turchi. Fu una vittoria di grande importanza. Diede ai turchi una nuova capitale imperiale che ribattezzarono col nome di Istanbul e che continuarono ad abbellire. Durante la capitolazione della città, avendo il sultano scoperto un soldato che saccheggiava una chiesa, lo colpì con la spada dicendogli: «Per te i tesori e i prigionieri sono sufficienti, gli edifici sono i miei». Alla sua morte nel 1481, Mehmed II, il conquistatore, governava uno stato grande come l'impero bizantino all'epoca del suo splendore. I confinanti ora erano l'Ungheria cristiana a nord-ovest e il regno dei Mamelucchi a sud-est.
Nel 1538 Solimano il Magnifico, forse il più potente sovrano del mondo, fece incidere in Romania la seguente iscrizione: «Per grazia di Dio sono il capo della comunità di Maometto. Miei compagni sono la potenza di Dio e i miracoli di Maometto. Io sono Solimano, nel cui nome il venerdì si leggono le preghiere alla Mecca e a Medina. A Baghdad sono il Shah, nel regno di Bisanzio sono il Cesare e in Egitto sono il sultano che manda la sua flotta nei mari d'Europa, del Nord Africa e dell'India. Non tutto andò per il meglio nell'ascesa dell'impero ottomano. Ricordiamo la battaglia di Lepanto nel 1571, nella quale la flotta turca fu sorpresa all'ancora al largo della costa greca. 200 delle 230 navi da guerra turche furono affondate o catturate da una flotta cristiana composta da Spagna, Venezia, Napoli, Sicilia, Genova e dal Papato. Gli ufficiali turchi, i marinai e la ciurma catturata a Lepanto furono tutti trucidati dopo la battaglia. Fu certamente una grande vittoria, ma non restituì a Venezia la ricca isola di Cipro, presa dai turchi l'anno precedente. Da Istanbul il gran visir disse ai veneziani: «Voi avete bruciacchiato la nostra barba, ma presto ricrescerà. Ma noi vi abbiamo tagliato un braccio e non potrete mai averne un altro». I primi sultani ottomani che si avvicendarono, quali diretti discendenti di Osman o di Solimano il Magnifico, furono tutti governanti di insolita bravura. Orkan, il secondo sultano, pretese forse un po' prematuramente di essere appellato nel 1337 signore dei limiti dell'orizzonte ed eroe del mondo. Ma suo nipote, Bayasid I, poteva tranquillamente meritare il suo soprannome di il Derim, il fulmine, poiché nella sua carriera di rapide conquiste passò dall'Asia all'Europa e viceversa. Anche le 18 campagne vittoriose di Mehmed II giustificano il suo titolo di Fatih, il conquistatore. Ma dopo la morte di Solimano, pochi sultani emersero come grandi comandanti e a quanto pare la mancanza di una ferma autorità provocò il declino dell'impero. Le capacità dei sultani furono compromesse, presumibilmente, dal loro stile di vita. Erano sempre in ozio tra le concubine del grande harem, nel palazzo del Topkapi a Istanbul. Oggi il palazzo del Topkapi è ancora uno dei più bei monumenti ottomani. Tuttavia, nonostante la vita lussuosa che i sultani conducevano, l'esercito ottomano era ancora vittorioso. A quanto pare i sultani potevano permettersi il lusso delle concubine e anche delle vittorie. Il reale fallimento nell'arresto dell'espansione ottomana va ricercato sul terreno dei loro avversari. Ad Oriente, gli stati vicini rimasero divisi quando l'Egitto di Mamalucco capitolò e nessuno venne in suo soccorso. Solo la Persia dei Safavidi si dimostrò all'altezza degli ottomani perché univa al potere militare l'ostilità ideologica. I Safavidi favorivano gli scismi, mentre i turchi erano sunniti. Non passò molto tempo che elementi dissidenti dell'impero ottomano sposassero la causa degli scismi, si unirono all'esercito persiano e provocarono la sollevazione dell'Anatolia, che i persiani appoggiarono. Nonostante questa sollevazione, la corruzione interna e il suo indebolimento, l'impero ottomano era diventato così grande che un solo nemico non poteva competere con le sue risorse. Così scrisse un viaggiatore inglese nel 1610. L'impero turco è il più grande che esiste o che sia mai esistito dall'inizio del mondo. Lepanto, tuttavia, aveva dimostrato che c'era una possibilità di sconfiggerli.
Gli ottomani avevano perso perché una volta i loro nemici si erano uniti contro di loro. 2 anni dopo quella battaglia, l'alleanza dei cristiani era andata in pezzi. Venezia aveva firmato la pace e la Spagna si trovava praticamente sola. I turchi ben presto fecero volgere in positivo tutte le loro perdite. I sultani avevano sempre tratto vantaggio dalle discordie tra i loro vicini. Negli anni intorno al 1540 essi si allearono con la Francia contro gli Asburgo. Verso il 1580 si allearono con l'Inghilterra e la Repubblica Olandese per lo stesso scopo. Ma negli anni intorno al 1680 le potenze cristiane non erano affatto disposte a fare causa comune con i governanti musulmani. Gli Asburgo, sconfitti nella guerra dei Trent'anni, non erano più così temibili per i loro vicini. Nella lotta contro i turchi, ora potevano contare sull'aiuto degli altri regnanti, piuttosto che temere i loro sabotaggi. Inoltre, gli eserciti cristiani, sia durante che dopo la guerra dei Trent'anni, avevano perfezionato nuove tecniche di combattimento. Dove prima erano impiegate ingombranti falangi di picchieri, ora gli europei allineavano semplici file di moschettieri, rinforzate da batterie di artiglieria da campo per il combattimento corpo a corpo. Queste nuove tattiche vennero usate negli anni intorno al 1630, ma i turchi ne vennero a conoscenza mezzo secolo dopo. Tuttavia sembrava non fossero in grado di imitarli. Nell'arte dell'assedio erano formidabili, ma in battaglia non riuscirono mai ad organizzare il tiro continuo di sbarramento come invece facevano i cristiani. Benché i turchi avessero perso l'Ungheria, avevano ancora Creta, Cipro e i Balcani. Vi erano altri problemi. Negli anni intorno al 1600, difficoltà economiche provocarono dei disordini in Anatolia. Il governo tuttavia tentò di porre rimedio deportando i contadini disoccupati e chi non possedeva terra in Romania e a Cipro, dove ancora oggi si possono trovare dei loro discendenti. Nonostante la mancanza di leggi, il collasso economico e la disfatta militare, l'impero ottomano resisteva. Persino dopo la loro cacciata da Vienna nel 1683, i sultani controllavano ancora la maggior parte delle zone che oggi formano la Grecia, l'Albania, la Romania e la Jugoslavia, come pure il mondo arabo ad est della Libia. Dalla loro capitale, Istanbul, i discendenti di Mehmed il Conquistatore continuavano a governare uno stato che sostanzialmente era il più grande di tutti quelli dell'Europa occidentale. Solo nella prima decade del XX secolo gli ottomani furono cacciati anche dai più reconditi angoli dell'Europa e finalmente nel 1918 cessò il governo turco sui territori arabi dopo 400 anni di dominio.